I miracoli a Medjugorje, cosa c'è di vero? A distanza di quasi 40 anni dai fatti di Medjugorje, non è stato ancora dato il definitivo benestare ufficiale, da parte della Chiesa Cattolica, all'adorazione della Madonna di Medjugorje e molti avvenimenti, visti da molti come veri e propri miracoli a Medjugorje, non sono ancora stati riconosciuti come tali. Nel 1981 sei ragazzi, i veggenti di Medjugorje, hanno apparizioni della Vergine Maria nell'arco di parecchie settimane. Durante queste apparizioni, vengono rivelati dei segreti, riguardanti il destino dell'umanità, di cui ancora oggi non sappiamo molto. Da allora molti di loro continuano, periodicamente, a vedere la Madonna e a parlare con lei. Durante le apparizioni, avute nei pressi del Monte Prodbrdo, molte testimonianze affermano che vi siano, tuttora, alterazioni nella visione del sole e di suoi strani movimenti. Altri affermano di vedere, in quei cieli, la sagoma della Madonna. Vedremo qui di seguito una serie di miracoli attribuiti alla Madonna di Medjugorje, tra cui guarigioni miracolose, mai riconosciuti dal Vaticano come credibili. Inoltre, vedremo la posizione ufficiale della Chiesa, le inchieste aperte e l'opinione del Papa e di un illustre arcivescovo inviato dal Pontefice a presiedere la parrocchia di Medjugorje. I segni nel cielo. Alcuni di questi segni nel cielo furono visti proprio nell'estate del 1981. Il gioco del sole, come viene chiamato dai testimoni, permetteva di poter osservare il sole senza doversi coprire gli occhi. Molte testimonianze affermano di aver visto il sole come un'ostia, altri invece di aver visto la Madonna con le braccia aperte, al suo posto. Una notte di quell'anno, il 28 ottobre, tutti videro come un grande fuoco ai piedi della collina del Podbrdo, che bruciò per oltre 10 minuti. Fu allertata la polizia che, una volta sul posto, non trovò nulla che potesse far pensare ad un incendio. Un segno nel cielo è anche quello che la Madonna ha preannunciato come segno ultimo prima dell'avverarsi dei segreti di Medjugorje. Un segnale in cielo, inequivocabile, della presenza di Maria in quel luogo e della presenza di Cristo, affinché tutti vedano e si convertano all'amore di Dio. Questo segno sarà preceduto dalle due prime profezie che la veggente Mirjana avrà rivelato. Miracoli a Medjugorje, le guarigioni. Vi sono numerose testimonianze riguardo a guarigioni straordinarie derivanti da visite Medjugorje. La prima avvenne proprio durante le primissime apparizioni della Madonna. Yankov, il più piccolo dei veggenti, rispose alla Madonna circa qualche desiderio da esprimere, scegliendo la guarigione dell'amico Daniele, paraplegico dalla nascita. Il ragazzino guarì poco dopo. Dopo questo avvenimento ve ne furono tantissimi altri, simili alle guarigioni miracolose di Lourdes, oltre 300 casi raccolti ma mai riconosciuti o analizzati dalla Santa Sede. Miracoli a Medjugorje, le opinioni ufficiali. Le apparizioni e i miracoli a Medjugorje sono da anni oggetto di indagine da parte della Chiesa, ma anche di studiosi, teologi e giornalisti d'inchiesta. Le uniche note ufficiali, cui si aggiungono le varie interviste a papi e cardinali circa la veridicità dei fatti di Medjugorje, sono state rese nel 1991, nella dichiarazione di Zara, dalla Conferenza Episcopale Jugoslava, in cui si legge: sulla base delle indagini finora condotte, non è possibile affermare che si tratti di apparizioni o di rivelazioni soprannaturali. Un primo esito che non ha però placato il pellegrinaggio a Medjugorje, nelle testimonianze, sempre più ferventi, dei sei veggenti, protagonisti di questa incredibile storia di spiritualità. Tanto che, moltissimi anni dopo, nel 2010, l'allora pontefice Benedetto XVI, istituì una commissione pontificia internazionale per studiare il fenomeno Medjugorje, da molti additato come truffa verso i fedeli. La Chiesa voleva chiarezza e, nel caso, discostarsi da tali accuse, non avendo mai ufficialmente riconosciute come vere e comprovate le apparizioni mariane nella cittadina bosniaca. Nel 2014 la Commissione Pontificia Internazionale, presieduta dal Card. Camillo Ruini, si sciolse, consegnando gli esiti della propria inchiesta alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la cui valutazione sarebbe poi stata sottoposta alla Papa. La valutazione della Congregazione fu molto negativa e denigrò apertamente il lavoro della Commissione, bocciando del tutto le conclusioni circa la natura mistica delle apparizioni a Medjugorje. Miracoli a Medjugorje, la posizione di Papa Francesco.
Papa Francesco, subentrato nel contempo a Benedetto XVI, sottomise la relazione della Commissione Pontificia Internazionale a dei suoi teologi di fiducia, i quali approvarono i metodi di inchiesta della Commissione, confermando che non vi era stata nessuna mancanza nella relazione, chiamata anche Rapporto Luini. Nel 2017, Papa Francesco fece, così, una distinzione molto importante, tra quelli che sono i fatti che riguardano Medjugorje e i veggenti e l'aspetto spirituale pastorale dei pellegrinaggi di fede, delle conversioni che ogni giorno avvengono in quella cittadina. Rispondendo ad una domanda diretta, in conferenza stampa, circa il confronto tra le apparizioni della Madonna di Fatima e quelle di Medjugorje, rispose: tutte le apparizioni o le presunte apparizioni appartengono alla sfera privata, non sono parte del magistero pubblico ordinario della Chiesa. Medjugorje, è stata fatta una commissione presieduta dal Cardinale Ruini. L'ha fatta Benedetto XVI. Io, alla fine del 13 o all'inizio del 14, ho ricevuto dal Cardinale Ruini il risultato. Una commissione di bravi teologi, vescovi, cardinali. Bravi, bravi, bravi. Il rapporto Ruini è molto, molto buono. Poi, c'erano alcuni dubbi nella Congregazione per la Dottrina della Fede e la Congregazione ha giudicato opportuno inviare a ognuno dei membri del Congresso, di questa feria quarta, tutta la documentazione, anche le cose che sembravano contro il rapporto Ruini. Io ho ricevuto la notificazione, ricordo che era un sabato sera, in tarda serata. Non mi è sembrato giusto. Era come mettere all'asta, scusatemi la parola, il rapporto Ruini, che era molto ben fatto. E domenica mattina il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede ha ricevuto una lettera da me, in cui gli chiedevo di dire che invece di inviare alla feria quarta inviassero a me, personalmente, le opinioni. Queste opinioni sono state studiate, e tutte sottolineano la densità del rapporto Ruini. Sì, principalmente si devono distinguere tre cose. Sulle prime apparizioni, quando i veggenti erano ragazzi, il rapporto più o meno dice che si deve continuare a investigare. Circa le presunte apparizioni attuali, il rapporto ha i suoi dubbi. Io personalmente sono più il cattivo, io preferisco la Madonna Madre, nostra madre, e non la Madonna capo ufficio telegrafico che tutti i giorni invia un messaggio a tale ora, questa non è la mamma di Gesù. E queste presunte apparizioni non hanno tanto valore. E questo lo dico come opinione personale. Ma chi pensa che la Madonna dica, venite che domani alla tale ora dirò un messaggio a quel veggente, no. Nel rapporto Ruini si distinguono le due apparizioni. E terzo, il nocciolo vero e proprio del rapporto Ruini, il fatto spirituale, il fatto pastorale, gente che va lì e si converte, gente che incontra Dio, che cambia vita. Per questo non c'è una bacchetta magica. E questo fatto spirituale pastorale non si può negare. Adesso, per vedere le cose con tutti questi dati, con le risposte che mi hanno inviato i teologi, si è nominato questo vescovo bravo, bravo perché ha esperienza, per vedere la parte pastorale come va. E alla fine, si dirà qualche parola. Volendo analizzare le importanti parole del pontefice emergono, almeno, tre aspetti tutti degni di nota, che andremo ad analizzare. 1. Le apparizioni iniziali, quelle dei primi mesi, sono ritenute credibili e degne di ulteriori indagini. 2. Le apparizioni attuali non sono ritenute credibili, tanto che lo stesso Francesco, autodefinendosi cattivo, le denigra, rifiutando categoricamente che la Madonna possa dire giorno e ora della prossima apparizione. 3. La questione spirituale pastorale, che è ciò su cui verte il rapporto Ruini. Miracoli a Medjugorje, le apparizioni iniziali e quelle attuali. Le apparizioni iniziali, secondo la Commissione Pontificia Internazionale, sarebbero le prime 7. Queste rappresenterebbero un problema, che rende assai difficile una valutazione. Leggendo tra le righe, viene riconosciuta una grande forza spirituale alla cittadina, ritenendo veritiere le primissime apparizioni, seppur vengano messe in dubbio le centinaia di altre apparizioni avute dai 6 veggenti nel corso dei successivi 35 anni. Le apparizioni attuali, in giorni e ore prefissate, sono molto sospette. Il Papa, come abbiamo visto, lo dichiara apertamente. La sensazione è che questi 6 ragazzi abbiano assistito ad un evento soprannaturale, realmente, ma che in qualche modo abbiano, o sono stati costretti, a calcare la mano,
finendo poi per non essere ritenuti credibili in certi ambienti ecclesiastici. La veggente Miriana, che per tantissimi anni ha ricevuto un messaggio della Madonna la mattina di ogni 2 del mese, alla Croce Blu, di recente ha dichiarato di avere avuto l'ultimo messaggio il 2 marzo 2020. Da quella data, la Madonna non avrebbe più lasciato messaggi da riferire all'umanità. Molti scettici hanno ricondotto questo episodio alle parole dette, ribadite, dal Papa non molto tempo fa, che abbiamo riportato sopra. Ciò che lascia molti dubbi, oltre alla cadenza regolare delle apparizioni della Madonna, è il ruolo dei veggenti e molti loro comportamenti, spesso oggetto di critiche e inchieste. Miracoli a Medjugorje, l'aspetto spirituale. Riguardo alla questione spirituale pastorale, un fatto importante che non si può ignorare, sono le conversioni e le dimostrazioni di fede a Medjugorje, tanto che il Papa ha inviato l'arcivescovo Monsignor Oser ad amministrare la parrocchia di della cittadina bosniaca. Lo stesso arcivescovo in una lunga intervista all'Avvenire, racconta la sua esperienza a Medjugorje, esprimendo anche il suo parere sui fatti che rendono famosa nel mondo la parrocchia a cui è a capo. Una responsabilità importante, in una cittadina che, nonostante sia annualmente assediata da 3 milioni di pellegrini da tutto il mondo, non perde il suo status di paesino tra i monti, come il Monte Krizevac, con le sue tradizioni, i suoi silenzi e le sue preghiere. Ne viene fuori, inoltre, un bellissimo quadro di Medjugorje nella sua dimensione più locale e tradizionale, non solo come centro internazionale di pellegrinaggi e incontro di cristiani da ogni parte del globo, ma come città che vive la sua spiritualità normalmente. Sottolinea, anche, la grande sensibilità verso la musica e i canti di Medjugorje, melodie che uniscono e conciliano la meditazione. Il Monsignor Oser, sottolinea, inoltre, il suo stupore per le tantissime confessioni che avvengono a Medjugorje. Tiene ad evidenziare che molti non arrivano per le apparizioni di Medjugorje, ma per trovare se stessi, perdonarsi e convertirsi. Il suo rapporto con i veggenti di Medjugorje si basa sulla formazione. La loro testimonianza va indirizzata verso l'aspetto spirituale pastorale, che è il motivo per cui lui si trova a Medjugorje. Anche i rapporti con la diocesi di Mostar si basano su questo, non viene toccato l'aspetto mistico del luogo. Medjugorje è una realtà da cui nascono vocazioni religiose e sacerdotali, che trovano in Maria il tramite per arrivare a Cristo risorto. Inoltre, reputa la sua presenza a Medjugorje un grande segnale di modernità da parte della Chiesa, che dimostra di essere viva e presente. La sua presenza lì rappresenta un primo grande passo verso l'apertura al riconoscimento ufficiale del culto della Madonna di Medjugorje. Una forza spirituale così potente e presente, a Medjugorje, non può essere ignorata dal capo della Chiesa Cattolica. Conclusioni. La questione Medjugorje è senza dubbio molto intricata. Per ciò che concerne i miracoli a Medjugorje, nonostante le moltissime testimonianze degli abitanti, e le tante presunte guarigioni miracolose, non sono mai state mai oggetto di indagine, da parte della Chiesa Cattolica. Moltissimi oppositori di Medjugorje si sono schierati contro il riconoscimento delle apparizioni e dei miracoli, sostenendo che la posizione fredda e neutrale della Chiesa sia strategica. Quel che è certo è che la Chiesa è aperta ad analizzare attentamente tutti gli elementi che possano far ritenere Medjugorje un luogo di avvenimenti mistici. Le considerazioni del rapporto Ruini, le parole di Papa Francesco e di Monsignor Oser ci fanno capire come, nonostante tutto quello che si possa dire o pensare, l'aspetto spirituale è quello che più conta. Le conversioni, i ravvedimenti e le vocazioni, sono chiamate della Madonna, che fa in modo, tramite lei, di far arrivare queste persone a Cristo risorto. In definitiva, forse è proprio quello della conversione e del pentimento, il miracolo più bello ed importante che si possa compiere. Cari figli, in questo tempo di grazia, vi invito a pregare con il cuore. Figlioli, i vostri cuori si levano in preghiera verso il cielo, affinché il vostro cuore senta il Dio dell'amore, che vi guarisce e vi ama con immenso amore. Per questo sono con voi per guidarvi nel cammino della conversione del cuore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Buonasera a tutti, sto usando la sintesi vocale. Mi viene meglio scrivere che parlare direttamente, ma questo vocale, anche se è una voce di una sintesi vocale, il pensiero che state per sentire, è un mio pensiero.
Volevo dire alcune cose riguardanti la Madonna di Medjugorje. Iniziamo con il dire che ognuno di noi la pensa o la può pensare diversamente, dato che non siamo tutti uguali e c'è il libero arbitrio. Per quanto riguarda il fatto delle apparizioni, è tutto vero? È tutto falso? Ancora non si sa, però c'è da dire una cosa, ed è questa, ormai sono tanti anni che a Medjugorje, ci sono queste apparizioni, quello che voglio dire io è che un bel gioco dura poco, nel senso che, secondo me anche i veggenti stessi, dopo un po' secondo me si sarebbero stufati di dare falsa testimonianza. Comunque resta il fatto che anche la Madonna e Gesù sono vissuti, in carne ed ossa come noi, poi certo la Madonna e Gesù non si possono confrontare con noi qui sulla terra. La Madonna chiede sempre preghiere, lasciando perdere per un attimo Medjugorje, indipendentemente da Medjugorje, comunque si prega lo stesso, uno prega perché dentro di sé, se prega si sente meglio, è la nostra coscienza che ci chiede di pregare. Quindi una persona prega indipendentemente da Medjugorje, perché sappiamo che è anche la nostra anima e il nostro spirito a chiedere preghiere. Poi ci sono gli atei, che non hanno conosciuto il volto di Dio, e le nostre preghiere, se dette con il cuore sincero, servono anche per tante conversioni. Io conosco una persona che era atea, e si è convertito, quindi le persone possono cambiare, basta crederci che si può cambiare. La vita anche se è molto dura a volte, ma è la cosa più preziosa che abbiamo, quindi, non buttiamo via la nostra vita, non buttiamo via i nostri giorni, la vita di ciascuno di noi è preziosa, ricordiamoci che Gesù ha sofferto ed è morto in croce per tutti noi, nessuno escluso, ed è morto per salvarci dal male. Messaggio Medjugorje del 25 luglio 2023. Messaggio della Regina della Pace. Cari figli, in questo tempo di grazia in cui l'Altissimo mi ha inviato a voi per amarvi e guidarvi sulla via della conversione, offrite le vostre preghiere e i vostri sacrifici per tutti coloro che sono lontani e non hanno conosciuto l'amore di Dio. Voi, figlioli, siate testimoni d'amore e di pace per tutti i cuori inquieti. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Preghiera della Madonna di Medjugorje. Preghiera di consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Gesù, sappiamo che tu sei misericordioso e che hai offerto il tuo cuore per noi. Esso è incoronato dalle spine e dai nostri peccati. Sappiamo che tu ci supplichi costantemente affinché noi non ci perdiamo. Gesù, ricordati di noi quando siamo nel peccato. Per mezzo del tuo cuore fa che tutti gli uomini si amino. Sparisca l'odio tra gli uomini. Mostraci il tuo amore. Noi tutti ti amiamo e desideriamo che tu ci protegga col tuo cuore di pastore e ci liberi da ogni peccato. Gesù, entra in ogni cuore. Bussa, bussa alla porta del nostro cuore. Sii paziente e non desistere mai. Noi siamo ancora chiusi perché non abbiamo capito il tuo amore. Bussa continuamente. Fa, oh buon Gesù, che ti apriamo i nostri cuori almeno nel momento in cui ci ricordiamo della tua passione sofferta per noi. Amen. Dettata dalla Madonna Jelena Basilj il 28 novembre 1983. Preghiera di consacrazione al cuore immacolato di Maria. O cuore immacolato di Maria, ardente di bontà, mostra il tuo amore verso di noi. La fiamma del tuo cuore, o Maria, scenda su tutti gli uomini. Noi ti amiamo tanto. Imprimi nei nostri cuori il vero amore così da avere un continuo desiderio di te. O Maria, umile e mite di cuore, ricordati di noi quando siamo nel peccato. Tu sai che tutti gli uomini peccano. Donaci, per mezzo del tuo cuore immacolato, la salute spirituale. Fa che sempre possiamo guardare alla bontà del tuo cuore materno. E che ci convertiamo per mezzo della fiamma del tuo cuore. Amen. Dettata dalla Madonna Jelena Basilj il 28 novembre 1983. Preghiera alla Madre di Bontà, d'amore e di misericordia. O Madre mia, Madre di Bontà, d'amore e di misericordia, ti amo infinitamente e ti offro me stessa. Per mezzo della tua bontà, del tuo amore e della tua grazia, salvami. Io desidero essere tua. Io ti amo infinitamente, e desidero che tu mi custodisca. Dal profondo del mio cuore ti prego, Madre di bontà, dammi la tua bontà.
fa che per mezzo di essa io acquisti il paradiso. Io ti prego per il tuo amore infinito, di donarmi le grazie, affinché io possa amare ogni uomo, come tu hai amato Gesù Cristo. Ti prego affinché tu mi dia la grazia di essere misericordiosa verso di te. Ti offro me stessa totalmente e desidero che tu segua ogni mio passo, perché tu sei piena di grazia. E desidero che io non me ne dimentichi mai. E se per caso io perdessi la grazia, ti prego di restituirmela. Amen. Dettata dalla Madonna a Jelena Vasilgi il 19 aprile 1983. Supplica a Dio. Oh Dio, il nostro cuore è nel buio profondo. Ciò nonostante è legato al tuo cuore. Il nostro cuore si dibatte tra te e Satana, non permettere che sia così. E tutte le volte che il cuore è diviso tra il bene e il male, che venga illuminato dalla tua luce e si unifichi. Non permettere mai che dentro di noi ci possano essere due amori, che mai possano coesistere due fedi e che mai possano coabitare tra di noi la bugia e la sincerità, l'amore e l'odio, l'onestà e la disonestà, l'umiltà e la superbia. Aiutaci invece affinché il nostro cuore si innalzi a te come quello di un bimbo, fa che il nostro cuore venga rapito dalla pace e che continui ad averne sempre nostalgia. Fa che la tua santa volontà e il tuo amore trovino dimora in noi, che almeno qualche volta desideriamo davvero essere figli tuoi. E quando, Signore, non desideriamo essere figli tuoi, ricordati dei nostri passati desideri ed aiutaci a riceverti di nuovo. Ti apriamo i cuori affinché in essi dimori il tuo santo amore. Ti apriamo le nostre anime affinché vengano toccate dalla tua santa misericordia, che ci aiuterà a vedere chiaramente tutti i nostri peccati e ci farà capire che ciò che ci rende impuri è il peccato. Dio, noi desideriamo essere tuoi figli, umili e devoti a tal punto da diventare figli sinceri e cari, così come solo il Padre potrebbe desiderare che siamo. Aiutaci Gesù, nostro fratello, ad ottenere il perdono del Padre ed aiutaci ad essere buoni verso di Lui. Aiutaci, Gesù, a comprendere bene ciò che Dio ci dà, poiché a volte noi rinunciamo a compiere un'azione buona ritenendola un male. Dopo la preghiera di Medjugorje, preghiera per l'ammalato. Oh mio Dio, questo ammalato qui davanti a te, è venuto a chiederti ciò che lui desidera, e che ritiene essere la cosa più importante per lui. Tu, Dio, fai entrare nel suo cuore queste parole: è importante essere sani nell'anima. Signore, sia fatta su di lui la tua santa volontà in tutto. Se tu vuoi che guarisca, che gli sia donata la salute. Ma se la tua volontà è diversa, che continui a portare la sua croce. Ti prego anche per noi che intercediamo per lui, purifica i nostri cuori per renderci degni di donare, attraverso noi la tua santa misericordia. Dopo la preghiera, recitare tre volte il Gloria al Padre. Supplica a Dio. Oh Dio, il nostro cuore è nel buio profondo. Ciò nonostante è legato al tuo cuore. Il nostro cuore si dibatte tra te e Satana, non permettere che sia così. E tutte le volte che il cuore è diviso tra il bene e il male, che venga illuminato dalla tua luce e si unifichi. Non permettere mai che dentro di noi ci possano essere due amori, che mai possano coesistere due fedi e che mai possano coabitare tra di noi la bugia e la sincerità, l'amore e l'odio, l'onestà e la disonestà, l'umiltà e la superbia. Aiutaci invece affinché il nostro cuore si innalzi a te come quello di un bimbo, fa che il nostro cuore venga rapito dalla pace e che continui ad averne sempre nostalgia. Fa che la tua santa volontà e il tuo amore trovino dimora in noi, che almeno qualche volta desideriamo davvero essere figli tuoi. E quando, Signore, non desideriamo essere figli tuoi, ricordati dei nostri passati desideri ed aiutaci a riceverti di nuovo. Ti apriamo i cuori affinché in essi dimori il tuo santo amore. Ti apriamo le nostre anime affinché vengano toccate dalla tua santa misericordia, che ci aiuterà a vedere chiaramente tutti i nostri peccati e ci farà capire che ciò che ci rende impuri è il peccato. Dio, noi desideriamo essere tuoi figli, umili e devoti a tal punto da diventare figli sinceri e cari, così come solo il Padre potrebbe desiderare che siamo. Aiutaci Gesù, nostro fratello, ad ottenere il perdono del Padre ed aiutaci ad essere buoni verso di Lui. Aiutaci, Gesù, a comprendere bene ciò che Dio ci dà, poiché a volte noi rinunciamo a compiere un'azione buona ritenendola un male. Dopo la preghiera, recitare tre volte il Gloria al Padre. Preghiera alla Madre di Bontà, d'Amore e di Misericordia. O Madre mia, Madre di Bontà, d'Amore e di Misericordia, ti amo infinitamente e ti offro me stessa. Per mezzo della tua bontà,
del tuo amore e della tua grazia, salvami. Io desidero essere tua. Io ti amo infinitamente, e desidero che tu mi custodisca. Dal profondo del mio cuore ti prego, Madre di bontà, dammi la tua bontà. Fa che per mezzo di essa io acquisti il paradiso. Io ti prego per il tuo amore infinito, di donarmi le grazie, affinché io possa amare ogni uomo, come tu hai amato Gesù Cristo. Ti prego affinché tu mi dia la grazia di essere misericordiosa verso di te. Ti offro me stessa totalmente e desidero che tu segua ogni mio passo, perché tu sei piena di grazia. E desidero che io non me ne dimentichi mai. E se per caso io perdessi la grazia, ti prego di restituirmela. Amen. Preghiera di consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Gesù, sappiamo che tu sei misericordioso e che hai offerto il tuo cuore per noi. Esso è incoronato dalle spine e dai nostri peccati. Sappiamo che tu ci supplichi costantemente affinché noi non ci perdiamo. Gesù, ricordati di noi quando siamo nel peccato. Per mezzo del tuo cuore fa che tutti gli uomini si amino. Sparisca l'odio tra gli uomini. Mostraci il tuo amore. Noi tutti ti amiamo e desideriamo che tu ci protegga col tuo cuore di pastore e ci liberi da ogni peccato. Gesù, entra in ogni cuore. Bussa, bussa alla porta del nostro cuore. Sii paziente e non desistere mai. Noi siamo ancora chiusi perché non abbiamo capito il tuo amore. Bussa continuamente. Fa, oh buon Gesù, che ti apriamo i nostri cuori almeno nel momento in cui ci ricordiamo della tua passione sofferta per noi. Amen. Breve storia di Medjugorje. Meugorje.
Meugorje, scritto anche Međugorje, è una piccola località del comune di Itluk, 2500 abitanti circa, oggi parte del cantone dell'Erzegovina Narenta, della Federazione di Bosnia-Erzegovina, in Bosnia-Erzegovina. Il paese è la frazione principale di una parrocchia formata da 5 villaggi, Meugorje, Bijakovići, Dionica, Miletina e Urmanci, con popolazione a maggioranza croata e cattolica, ed è situato alla base di due colline, il Krijevac e il Podbrdo. Il nome Meugorje significa proprio fra i monti. Il suo patrono è San Giacomo. Le apparizioni mariane. Tale località è diventata celebre nel mondo perché, dal 24 giugno 1981, sei ragazzi, che allora avevano tra 10 e 16 anni, oggi sono tutti adulti, padri e madri di famiglia, affermano di ricevere apparizioni della Vergine Maria. Per questo motivo Meugorje è divenuta meta di numerosi pellegrinaggi. Madonna di Meugorje. La Madonna di Meugorje, detta anche Regina della Pace o Gospa, la Signora o Madonna, è l'appellativo con cui viene venerata Maria, Madre di Gesù. In seguito ad alcune presunte e lunghe apparizioni mariane ancora in atto, iniziate a Meugorje e testimoniate da sei veggenti, Bika Ivanković, Mirjana Dragevi, Maria Pavlović, Ivan Dragevi, Ivanka Ivanković e Jacob Olo. Nella prima apparizione, avvenuta il 24 giugno 1981, i veggenti affermano di aver ricevuto un'apparizione della Vergine Maria, che si sarebbe presentata con il titolo di Regina della Pace. Storia. Il 24 giugno 1981 sei ragazzi avrebbero visto una figura femminile luminosa sul sentiero che costeggia il Podbrdo, con un bambino fra le braccia. Il giorno seguente ella si sarebbe presentata come la Beata Vergine Maria. Bisogna premettere che nel 1981 la Bosnia-Erzegovina apparteneva alla Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, guidata da una dittatura comunista. La polizia, pertanto, era insospettita da questa vicenda in quanto attirava molte persone attorno a questi ragazzi. Le apparizioni iniziate sul Podbrdo continuarono, nei primi tempi, nelle case dei veggenti e nella casa parrocchiale, tanto che padre Jozo, allora parroco di Meugorje, fu arrestato per attentato alla sicurezza e all'unità dello Stato. Dal 1981 ad oggi, i veggenti avrebbero continuato ad avere visioni, anche se non vivono più tutti a Meugorje. I sei veggenti dell'apparizione del 24 giugno sono Ivanka Ivanković, Mirjana Dragicevic, Vika Ivanković, Ivan Dragicevic, Ivan Ivanković e Milka Pavlović. Dal 25 giugno 1981, ai primi quattro veggenti, si aggiunsero Maria Pavlović e Jacob Olo, che formeranno il gruppo stabile dei veggenti di Meugorje. Richieste della Madonna di Meugorje. La protagonista delle apparizioni invita alla conversione, alla preghiera, alla pace. Il messaggio principale, come si comprende dal nome che si è data, è la pace, nel suo significato più ampio, con Dio, con gli uomini, ma anche interiore. E i veggenti affermano che la Madonna ha indicato loro che si può raggiungere con questi cinque strumenti, detti da alcuni le cinque pietre paragonandole ai ciottoli scelti da Davide, armato solo di fionda e bastone, per abbattere Golia. Preghiera. La Madonna richiede di pregare con il cuore, cioè non solo con la bocca, ma con attenzione, fede ed amore, e di pregare molto. In particolare avrebbe chiesto almeno un rosario intero ogni giorno, cioè i misteri della gioia, del dolore, della gloria e della luce. Digiuno, richiesto nei giorni di mercoledì e di venerdì. Il digiuno migliore, come indica la Signora delle Apparizioni, è di pane ed acqua, con l'eccezione degli ammalati, ai quali è richiesto solo di fare una piccola rinuncia. Lo scopo è puramente penitenziale, per cui tale digiuno non va ridotto ad una semplice abitudine. Lettura della Bibbia, un breve brano tutti i giorni, da leggere, meditare,
Credere e mettere in pratica. Confessione, almeno una volta al mese, se non prima in caso di necessità. Eucaristia, partecipare alla messa facendo la comunione, se possibile, tutti i giorni. Santuario di Meugorje. Secondo i messaggi diffusi dai veggenti, attraverso gli strumenti sopra indicati la Madonna aiuterebbe con la sua intercessione e favorirebbe la conversione personale ad ogni uomo per fargli ricevere una fede forte che, con le opere che ne conseguono, conduca alla vera pace. I veggenti riferiscono che la Madonna chiede soprattutto di pregare per gli altri con umiltà e amore. In particolare, per le seguenti intenzioni, per la conversione dei peccatori, per i giovani e le famiglie, per essere capaci di mettere in pratica i suoi messaggi e per essere d'esempio con la nostra vita e, più in generale, secondo le sue intenzioni dettate di volta in volta ai veggenti. All'inizio queste visioni avvenivano ogni settimana, il giovedì, per la loro parrocchia, oggi invece avvengono il 25 di ogni mese per il mondo intero, in un evento tuttora in corso. Il giudizio della Chiesa Cattolica. Dato che il fenomeno delle presunte apparizioni mariane non si è ancora concluso, la Chiesa Cattolica prudentemente non si è ancora espressa in modo definitivo, giudicando però che riguardo le apparizioni di Meugorje non constat de supernaturalitate, cioè non risulta che ci sia un intervento soprannaturale. In questo senso il 10 aprile 1991 i vescovi dell'allora Jugoslavia riuniti a Zara emisero una dichiarazione congiunta nella quale si sosteneva che sulla base di quanto finora si è potuto investigare, non si può affermare che abbiamo a che fare con apparizioni e rivelazioni soprannaturali. Negli anni successivi, a seguito di una richiesta di chiarimenti inviata da Gilbert Aubry, vescovo di Saint-Denis de la Réunion, la Congregazione per la Dottrina della Fede attraverso una lettera firmata dal segretario Tarcisio Bertone ha dichiarato che dopo la divisione della Jugoslavia in diverse nazioni indipendenti, spetterebbe ora ai membri della Conferenza Episcopale della Bosnia-Erzegovina riprendere eventualmente in esame la questione ed emettere, se il caso lo richiede, nuove dichiarazioni concludendo che i pellegrinaggi a Meggiugorje che si svolgono in maniera privata sono permessi a condizione che non siano considerati come un'autenticazione degli avvenimenti in corso e che richiedono ancora un esame da parte della Chiesa. Tra i prelati che si sono espressi nettamente contro l'autenticità delle apparizioni vi furono l'allora vescovo della diocesi di Mostar Duvno, la diocesi che ha competenza sulla parrocchia di Meugorje, Pavauani, opinione mantenuta anche dal successore attualmente in carica Ratko Peric. Il 17 marzo 2010 la Santa Sede ha istituito, presso la Congregazione per la Dottrina della Fede, una speciale commissione internazionale di inchiesta e di studio sulle apparizioni della Madonna di Meugorje, presieduta dal cardinale Camillo Ruini e composta da una ventina di membri tra cardinali, vescovi, periti ed esperti, 7. Tale commissione lavorerà in maniera riservata e sottoporrà le sue conclusioni alla congregazione stessa, competente ora ad adottare le decisioni del caso. Il luogo degli incontri. Sono tre i luoghi di incontro preferiti a Meggiugorje. 1. La collina delle apparizioni. Viene così chiamato il luogo situato sopra al villaggio di Podbrdo Abijakovic nel quale i veggenti per la prima volta videro la Vergine. Da allora in questo luogo i pellegrini si radunano per recitare il rosario. Sia di giorno che di notte è possibile imbattersi in gruppi di pellegrini che salgono verso il luogo della prima apparizione. Questo luogo segnato anche da un mucchio di sassi in cui conficcata una semplice croce. Lungo il sentiero in salita nel 1989 sono stati collocati dei rilievi illustranti i misteri gaudiosi e dolorosi del Rosario, opera del professore Carmelo Puzzolo di Firenze. 2. Krizevac, il monte sopra Meggiugorje. Qui nel 1934 gli abitanti del villaggio di Meggiugorje in ricordo del 1900esimo anniversario della morte di Jess hanno eretto una croce in cemento alta, 8 metri.
I gruppi di credenti, come pure i singoli, esprimono la propria devozione alla Via Crucis andando di stazione in stazione. I primi anni le stazioni erano indicate da croci di legno. Nel 1988 oltre alle croci sono stati posizionati dei rilievi in bronzo, le stazioni della Via Crucis, opera dello scultore italiano Carmelo Pozzolo. Krisebach è divenuto uno dei luoghi preferiti per l'adorazione della sofferenza di Cristo ed è divenuto il calvario del santuario di Medjugorje. 3. La chiesa parrocchiale e l'area attorno alla chiesa. Il luogo della celebrazione dell'Eucaristia e della vita sacramentale. Un terremoto distrusse la vecchia chiesa parrocchiale, costruita alla fine del secolo scorso. La nuova chiesa venne ultimata nel 1969. La chiesa, come pure la parrocchia, vennero consacrati a S. Giacomo, apostolo e protettore dei pellegrini. Insieme alla chiesa nel 1991 vennero eretti un altare per poter celebrare all'esterno i venti confessionali. Venne costruita anche una piccola cappella per l'adorazione del Santissimo con degli spazi per lezioni e colloqui spirituali. Sono stati costruiti anche due padiglioni per celebrazioni speciali. Si sente fortemente il bisogno di nuovi locali da adibire ad usi sacri. Podbrdo. Il Podbrdo è il luogo in cui la Regina della Pace apparve per la prima volta e per i primi tempi. Con questo nome, in realtà, non si indica il monte, ma la zona adesso sottostante. Il nome del monte è Krnica. Esso non è altro che una collina brulla e piena di pietre. Nei primi anni, il sentiero era quasi impraticabile. Oggi, invece, grazie al gran numero di pellegrini che vi salgono ogni giorno, il sentiero è molto più semplice, anche se l'ascesa comporta sempre una certa fatica. La collina si trova nella frazione di Bijakovići, dove abitavano i sei veggenti, a 1,5 km dalla chiesa di San Giacomo. Vi si può arrivare dalla chiesa o percorrendo una stradicciola in mezzo ai campi, detta appunto Sentiero dei Campi o attraverso la strada asfaltata in macchina o, meglio ancora, a piedi. Fra Slavko ha sempre raccomandato di recarvisi a piedi cominciando subito a pregare per prepararsi a salire la collina su cui la Madonna è apparsa e su cui aspetta anche noi per parlarci, nell'intimo del nostro cuore. Rappresenta una meta d'obbligo per i pellegrini che si recano a Medjugorje. La salita, cadenzata dal rosario, sulla collina delle prime apparizioni regala momenti di intensa commozione. Dono della Regina della Pace. Un fiume di pellegrini, tra cui moltissimi giovani, si incammina giorno e notte sul monte Podbrdo recitando il Santo Rosario, secondo gli insegnamenti della Madonna. Krisebach. A circa un chilometro in linea d'aria dalla chiesa di Medjugorje si innalza il monte Krisebach che, unendosi al monte Krnica, forma un angolo. Sulla sua cima, 520 metri sul livello del mare, il parroco di allora e gli abitanti di Medjugorje hanno innalzato una croce in cemento armato alta 8,56 metri. Sulla croce hanno inciso queste parole: a Gesù Cristo Redentore dell'umanità, in segno di fede, amore e speranza in ricordo del 1900esimo anniversario della Passione di Cristo. Nello stesso punto si trova una reliquia appositamente venuta da Roma. Un pezzettino della croce che i cristiani considerano quella sulla quale è stato crocifisso Gesù Cristo e il cui pezzo più grande si trova nella chiesa della Santa Croce di Gerusalemme a Roma. La croce è stata completata il 15 marzo 1934. Successivamente si è andata consolidando l'abitudine di celebrare ai suoi piedi la Santa Messa la prima domenica dopo la Natività di Maria Vergine in ricordo dell'esaltazione della Croce Santa. Neppure Krisebach attira tanti pellegrini per le sue bellezze naturali o per l'importanza della sua croce, ma solo perché in molti affermano che, dopo l'inizio delle apparizioni della Vergine, hanno visto sulla croce una luce o altri segni. Tutti li hanno messi in rapporto con le apparizioni della Vergine e con i messaggi delle apparizioni di Medjugorje, con la pace tra Dio e gli uomini e in mezzo agli uomini.
Si è capito che il cammino verso tale pace porta a questa croce e la gente ha inserito nella propria devozione e nella prassi dei pellegrinaggi anche la venerazione della croce. Inerpicandosi lungo il difficile o quasi impossibile sentiero verso Krisevac, i pellegrini seguono il percorso della croce. Ecco perché alla fine del percorso verso il monte Krisevac si trovano quindi rilievi in bronzo e su tutti è raffigurata l'immagine della Madonna. La Madonna segue Gesù, così come noi, lungo il cammino della croce della nostra vita. Il 24 novembre 2001, il primo anniversario della morte del padre Slavko Barbaric, un memoriale è stato collocato nel luogo dove ha rimesso la sua anima al Signore. Il rilievo del padre Slavko in bronzo, incastrato nella pietra. Tra due stazioni della Via Crucis, resterà come richiamo e memoria dell'uomo che diceva ciò che pensava e che faceva ciò che diceva, a seguito del Vangelo e dei messaggi della Regina della Pace. In origine questo monte si chiamava Sipovac. Nel 1933 il villaggio di Medjugorje è stato colpito da una intensa ondata di piogge che minacciava di distruggere tutto il raccolto di quell'anno. Su iniziativa del parroco di allora, fra Bernardin Smoljan, la gente ha costruito su questo monte una grande croce, alta 8,56 metri, per chiedere a Dio di far cessare quelle piogge insistenti. Da allora il monte ha preso il nome di Krisevac, cioè Monte della Croce. Il Krisevac si trova nella frazione di Miletina. Nei suoi messaggi la Regina della Pace ha affermato che la croce che avete costruito faceva parte di un piano divino e ha invitato spesso i pellegrini a recarsi sul monte a pregare. Per questo, con il passare degli anni, lungo il sentiero ripido e scosceso che conduce alla croce, sono stati posti 16 pannelli bronzei raffiguranti la Via Crucis realizzati dall'artista italiano Carmelo Puzzolo. Le particolarità più grandi di questa Via della Croce sono che essa incomincia con la stazione di Gesù agonizzante nel Getsemani e che in tutte le stazioni l'artista ha raffigurato anche la Vergine. Accanto ad ogni stazione si trova una croce di legno. Da moltissimi anni ormai la parrocchia di Medjugorje organizza tutti i venerdì la Via Crucis su questo monte che, fino al 24 novembre 2000, è stata guidata dal carissimo fra Slavko Barbaric. Proprio quel giorno, dopo aver concluso la preghiera, il Signore lo ha chiamato a sé. Il sentiero del Krisevac è molto difficile da percorrere e, proprio per questa ragione, possiamo entrare anche un po' fisicamente in quella che è stata la sofferenza di Gesù per la nostra salvezza. È bene che, come per il rosario al Podbrdo, ognuno preghi spontaneamente davanti ad ogni stazione. Fra Slavko diceva che per incontrare il Signore nella preghiera dobbiamo dare tempo per la preghiera. Perciò preghiamo con calma. Storia di Medjugorje, le prime apparizioni. Prima del 24 giugno 1981 Medjugorje, che in croato significa tra i monti e si pronuncia Medjugorje, è solo un minuscolo villaggio di contadini sperduto in un angolo aspro e desolato dell'ex Jugoslavia. A partire da quella data tutto è cambiato e quel paesino è diventato uno dei centri di religiosità popolare più importanti della cristianità. Cosa è successo il 24 giugno 1981? Per la prima volta, la prima di una lunga serie tuttora in corso, la Madonna è apparsa a un gruppo di ragazzi del luogo per consegnare al mondo intero un messaggio di pace e conversione attraverso la preghiera e il digiuno. Apparizioni di Medjugorje. Il primo giorno. È il tardo pomeriggio di mercoledì 24 giugno 1981. Festa di San Giovanni Battista. Quando sei ragazzini tra i 12 e i 20 anni si trovano a passeggiare sul Monte Krnika, oggi chiamato la Collina delle Apparizioni, e in una zona sassosa detta Podbrdo vedono apparire in aria la figura evanescente di una giovane donna bellissima e luminosa con un bambino tra le braccia. I sei giovani sono Ivanka Ivankovic, 15 anni, Mirjana Dragicevic, 16 anni, Vika Ivankovic, 16 anni, Ivan Dragicevic, 16 anni,
4 dei 6 attuali veggenti, più Ivan Ivankovic, 20 anni, e Milka Pavlovic, 12 anni. Capiscono subito che si tratta della Madonna, anche se l'apparizione non parla e fa loro solamente il cenno di avvicinarsi, ma sono molto impauriti e scappano via. A casa raccontano l'accaduto, ma gli adulti, spaventati dalle possibili conseguenze, non dimentichiamo che la Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia era ufficialmente atea, intimano loro di stare zitti. Apparizioni di Medjugorje, il secondo giorno. La notizia però è così clamorosa che si diffonde velocemente nel villaggio e il giorno seguente, il 25 giugno 81, un gruppo di curiosi si raccoglie nello stesso posto e alla stessa ora nella speranza di una nuova apparizione, che non tarda ad arrivare. Tra di loro ci sono i ragazzi della sera prima, tranne Ivan Ivankovic e Milka, che non vedranno più la Madonna nonostante partecipino alle successive apparizioni. Sono invece Maria Pavlovic, 16 anni, sorella maggiore di Milka, e il piccolo Jacob Volo di 10 anni a vedere con gli altri 4 la Gospa, la Madonna, che stavolta appare su una nuvola e senza bambino, sempre bellissima e luminosa. Il gruppo dei 6 veggenti prescelti dalla Beata Vergine è così stabilmente formato, ed è per questo che l'anniversario delle apparizioni viene celebrato il 25 giugno di ogni anno, come espressamente deciso dalla Vergine stessa. Questa volta, al cenno della Gospa, tutti i 6 giovani veggenti corrono veloci tra sassi, rovi e sterpaglie verso la cima del monte. Nonostante il sentiero non fosse segnato, non si fanno neanche un graffio e diranno poi al resto dei partecipanti che si erano sentiti trasportare da una forza misteriosa. La Madonna appare sorridente, vestita con abito lucente di colore grigio argento, con un velo bianco che le ricopre i capelli neri. Ha amorevoli occhi azzurri ed è incoronata da 12 stelle. La sua voce è dolce come musica. Scambia alcune parole coi ragazzi, prega con loro e promette di tornare. Apparizioni di Medjugorje, il terzo giorno. Venerdì 26 giugno 1981 si radunano più di 1000 persone, attirate da un bagliore luminoso. Vicca, su suggerimento di alcuni anziani, getta sull'apparizione una bottiglietta di acqua benedetta per verificare se la figura sia un'entità celeste o demoniaca. «Se sei la Madonna rimani con noi, se non lo sei vai via», esclama con forza. La Madonna sorride e alla domanda diretta di Mirjana, «Come ti chiami?», per la prima volta dice «Io sono la Beata Vergine Maria». Ripete più volte la parola pace e, finita l'apparizione, mentre i veggenti lasciano al collina appare di nuovo solamente a Maria, stavolta piangendo e con la croce alle sue spalle. Le sue parole sono tristemente premonitrici. Il mondo può essere salvato soltanto tramite la pace, ma tutto il mondo avrà pace soltanto se troverà Dio. Dio c'è, ditelo a tutti. Riconciliatevi tra voi, fatevi fratelli. 10 anni dopo, il 26 giugno 1991, scoppia la guerra dei Balcani, una guerra feroce e disumana proprio nel cuore dell'Europa che ridisegna completamente la Jugoslavia. Apparizioni di Medjugorje, il quarto giorno. Sabato 27 giugno 1981 i giovani vengono convocati nell'ufficio della polizia e subiscono un primo lungo interrogatorio che comprende anche degli esami medico-psichiatrici, al termine di quali vengono dichiarati perfettamente sani di mente. Una volta liberati, corrono alla collina per non mancare la quarta apparizione. La Madonna risponde a varie domande sul ruolo dei sacerdoti. Devono essere fermi nella fede e aiutarvi. Devono proteggere la fede del popolo. E sulla necessità di credere anche senza aver visto le apparizioni. Apparizioni di Medjugorje, il quinto giorno. Domenica 28 giugno 1981 una gran folla di persone provenienti da tutte le zone limitrofe inizia a radunarsi fin dalle prime ore,
Tanto che a mezzogiorno ci sono più di 15.000 persone in attesa dell'apparizione. Un imponente raduno spontaneo che non ha precedenti in un paese a guida comunista. La Beata Vergina appare felice, prega con i veggenti e risponde alle loro domande. Domenica è anche il giorno in cui il parroco di Meggiugorje, padre Jozo Zolko, rientrato da un viaggio e sbalordito da ciò che gli viene raccontato, interroga i veggenti per valutare la loro buona fede. Inizialmente è scettico e teme che sia una montatura del regime comunista per screditare la Chiesa, ma le parole dei giovani, così spontanee e senza contraddizioni, lentamente vincono le sue riserve anche se sul momento decide di usare prudenza e non appoggiare ciecamente i sei ragazzi. Apparizioni di Meggiugorje, il sesto giorno. Lunedì 29 giugno 1981 è la festa dei Santi Pietro e Paolo, molto sentita dalla popolazione croata. I sei giovani veggenti vengono prelevati nuovamente dalla polizia e portati nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Mostar, dove ben 12 medici li aspettano per sottoporli a un altro esame psichiatrico. Le autorità sperano che venga stabilita la loro infermità mentale, ma la dottoressa che guida questa equipe medica, tra l'altro di fede musulmana, dichiara che non sono i ragazzi ad essere pazzi, ma piuttosto chi li ha condotti lì. Nella sua relazione alla polizia segreta scrive di essere rimasta particolarmente colpita dal piccolo Jacob e dal suo coraggio. Più veniva accusato di raccontare falsità e più lui si dimostrava fermo e incrollabile nelle sue affermazioni. Senza tradire alcuna paura, ma anzi manifestando una fiducia incrollabile nella Madonna, per la quale è disposto a dare la vita. Se c'è una manipolazione in quei ragazzi, io non ho potuto smascherarla. Quella sera, durante l'apparizione, tra la folla si trova anche un bambino di 3 anni, Dani Geletka. Gravemente malato di setticemia, ormai incapace di parlare e camminare. I genitori, disperati, chiedono l'intercessione della Madonna per guarire il piccolo e lei acconsente, ma chiede che l'intera comunità e in particolare i due genitori preghino, digiunino e vivano una fede autentica. Le condizioni di Danigel migliorano progressivamente e per la fine dell'estate il bambino è in grado di camminare e parlare. Questa è la prima di una lunga serie di guarigioni miracolose che ad oggi sono diverse centinaia. Apparizioni di Meggiugorje, il settimo giorno. Martedì 30 giugno i sei giovani veggenti non si presentano alla solita ora ai piedi della collina. Cosa è successo? Nel pomeriggio due ragazze mandate dal governo di Sarajevo. Preoccupato dall'affluenza di gente che i fatti di Meggiugorje stanno richiamando e convinti che si tratti di una montatura clericale e nazionalista dei croati, propongono ai veggenti di fare un giro in auto nei dintorni, con l'intento segreto di trattenerli lontano del luogo delle apparizioni. Provati da tutte le vicissitudini e ignari del complotto, i giovani veggenti accettano questa occasione di svago. Tranne Ivan che resta a casa. Alla solita ora sono ancora in giro, ben lontani dal Podbrdo, ma sentono come un'urgenza interiore, fanno fermare l'auto e scendono. Una luce si vede all'orizzonte e la Madonna appare lì, su una nuvola, va loro incontro e prega con loro. Rientrati in paese si recano in canonica dove padre Jozo li interroga nuovamente. Sono presenti anche le due ragazze cospiratrici, sconvolte dall'aver visto quei fenomeni luminosi in cielo. Non lavoreranno più con le forze dell'ordine. Da quel giorno la polizia vieta l'accesso dei ragazzi e della folla al Podbrdo, il luogo delle apparizioni. Ma questo divieto terreno non ferma i fenomeni divini e la Vergine continua a comparire in luoghi diversi. Apparizioni di Meggiugorje, l'ottavo giorno. Il 1 luglio 1981 è un giorno convulso. I genitori dei veggenti sono convocati negli uffici della polizia e subiscono minacce per i loro figli definiti impostori, visionari, subillatori e ribelli.
Nel pomeriggio due incaricati del comune si presentano con un furgone a casa di Vicca e fanno salire lei, Ivanka e Maria col pretesto di accompagnarle in canonica. Ma mentono e arrivati alla chiesa proseguono il tragitto. Le ragazze protestano e battono i pugni contro i finestrini, ma all'improvviso si estraniano e hanno una fugace apparizione in cui la Madonna le incoraggia a non avere paura. I due funzionari comunali si rendono conto che è successo qualcosa di strano e riportano le tre ragazze in canonica. Quel giorno Jacob, Mirjana e Ivan hanno l'apparizione in casa. Questo è il breve racconto delle prime apparizioni di Medjugorje, che continuano tuttora. Nel 2010 Papa Benedetto XVI ha istituito una commissione su Medjugorje presieduta dal cardinale Camillo Ruini e composta da vescovi, cardinali, teologi, esperti in mariologia, antropologi e psicologi. I lavori della commissione sono terminati il 17 gennaio 2014 con un parere favorevole sul riconoscimento della soprannaturalità delle prime apparizioni, avvenute tra il 24 giugno e il 3 luglio 1981.